Perché l'acqua gela a 0 gradi centigradi e bolle esattamente a 100 gradi? È forse un caso o c'è un motivo? È casuale che la sua più grande concentrazione c'è esattamente a 14 gradi? La risposta è che nulla è casuale. L'unità della massa è rappresentata dalla molecola dell'acqua, perché la condizione esatta dell'acqua è quella di essere perfettamente corrispondente al modello unitario dello spazio-tempo. Questo modello, fissando la velocità assoluta 3 a 1 tra la presenza dello spazio e la presenza del tempo, è condizionato dal ciclo 10 dello spazio-tempo, perché 3 terzi più 3 per 3 sono uguali a 10, il che è un'onda reale, inizialmente ammassata in unità e poi espansa nelle tre unità in pienezza, quelle della tridimensionalità del sistema spazio-temporale. In questo modo il ciclo 10 procede in modo unitario se avanza esattamente per 10 unità, cosicché 20 è il tutt'uno che è fatto dalla sua reale presenza come 10 e dal suo pieno movimento 10. Pertanto 20 dimensioni divise per le due dimensioni del piano unitario geometrico avanzano esattamente con 10 dimensioni unitarie in linea. L'acqua con 18 dimensioni unitarie in linea. L'acqua ha esattamente 18 unità di peso atomico e così è rispettosa del ciclo 10 e del suo completo avanzamento nel tempo. Di conseguenza, 0 gradi rappresentano per l'acqua il punto di passaggio tra la condizione solida e quella liquida. Nella struttura solida dell'acqua, le molecole sono fissate tra loro, dal momento che ogni movimento è segno di energia. Da 0 gradi centigradi fino allo zero assoluto, l'acqua rappresenta perfettamente quanto vale il volume dell'energia elettromagnetica. Infatti, l'assoluto zero esiste a meno 273,15 gradi centigradi. Lo zero assoluto è il punto zero nullo della scala termodinamica della temperatura. Per accordo internazionale è definita in gradi Celsius, nella scala Celsius, come meno 273,5 gradi centigradi sulla scala Celsius. 27 è il volume il cui lato è 3, di modo che 270 è il volume riferito alle 10 unità del ciclo di ogni unità. I 3 gradi Kelvin aggiunti ai 27 cicli in decine rappresentano lo spazio,
mentre lo 0,15 aggiunto rappresenta il tempo dell'unità. 15 centesimi dell'unità sono infatti 10 come il ciclo spaziale, più 10 mezzi come il suo dimezzamento nel ciclo temporale. Pertanto 15 è lo spazio-tempo unitario, che è riferito a quella unità che è il piano avente 10 unità per lato. Pertanto 270 più 3 più 15 centesimi è il volume nel suo pieno ciclo 10, fatto di spazio in tre dimensioni e di tempo in 0,15 unità. Quando l'acqua ha come sua temperatura più 273,15 gradi centigradi più dello zero assoluto, il suo 0 grado centigrado è il punto limite in cui esso può rimanere fissato nella struttura solida del suo volume. Di conseguenza, aggiungendo un solo grado di temperatura, esso ottiene che le molecole si liberano e il volume si può muovere nelle sue molecole, in modo da occupare la massima concentrazione esattamente 277,15 gradi dopo lo zero assoluto, ossia a 4 gradi centigradi. Questa massima concentrazione dell'acqua a più 277,15 gradi assoluti avviene in esatta conformità riguardo il rispetto della condizione dello spazio-tempo massa nelle sue unità rappresentative. Infatti 270 è il pieno volume 3 elevato a 3 nelle sue 10 unità della massa ciclica, mentre 7,15 rappresenta tutte le sette dimensioni dello spazio, che ha tre dimensioni esistendo nel ciclo 10 di ogni unità, e tutta la divisione in 15 centesimi dello spazio-tempo del ciclo 10, riferito al suo massimo espandersi nell'area di 100 unità. 100 è la massima possibile superficie unitaria, dal momento che 10 al cubo, ossia tutte le masse unitarie in un metro cubo, divise per 10, ossia per il flusso unitario in linea, ha per risultato esatto la superficie unitaria 100. Quindi c'è una perfetta ragione per la quale l'acqua a 4 gradi centigradi riveli la sua massima concentrazione nel suo volume. Altre conseguenze sono che anche il passaggio tra la condizione liquida e quella gasosa accade esattamente a 100 gradi centigradi, quelli che rappresentano il limite del piano formato da 10 moltiplicato per 10. Noi abbiamo già visto, poiché l'aspetto dell'acqua rispetta il sistema dello spazio-tempo massa, che a 4 gradi centigradi c'è la più grande concentrazione nelle sue tre unità dello spazio riferite all'unità una del suo tempo.
Ebbene, ogni grado che è aggiunto, 1% di espansione è aggiunta. Quindi, aggiungendo ai 4 gradi centigradi quelli della più grande concentrazione, 6 volte quel piano 4x4, che è un caricamento della realtà, quella dello spazio-tempo, in modo da avere con 6 moltiplicato 16 96 unità aggiunte alle 4, noi abbiamo che 4 più 96 fa 100 ed è la massima quantità che può essere contenuta in un piano geometrico 10x10 che contiene 100 unità al quadrato. Con l'aggiunta di un grado a 100 gradi centigradi, questa unità è cacciata via dal massimo piano unitario possibile, che è quello della presenza della condizione liquida, con una grande forza di produrre lavoro. Questa introduzione di unità di gradi centigradi eccedenti i 100 contiene l'immensa forza di espansione nelle unità del flusso rispetto a tutto ciò che non può essere contenuto nel piano 10x10 della massima presenza spaziale.